Ieri, 30 marzo, hanno inaugurato la nuova edizione di Exans. Come sempre, ho deciso di raccontarvi la mia esperienza durante questa giornata, ma a differenza delle altre edizioni, ci siamo organizzati meglio. Abbiamo preso degli appuntamenti con i personaggi principali di questa manifestazione e abbiamo pensato alle nostre domande prima. Abbiamo incontrato mostri sacri del calibro di Jean-Claude Léna, uno scambio di battute che dire emozionante è un eufemismo, ma anche Sonia Constant con il suo LK. Poi c'erano i soliti immancabili amici, Francesca e Simone su tutti, qualche VIP e anche tante facce nuove. Due in particolare, Pierre Guillaume e, alla sua prima apparizione in fiera, il chiacchieratissimo Lorenzo Pazzaglia. Diciamo che con tutte queste interviste non ho praticamente annusato nulla di nuovo, per cui io adesso me ne torno in fiera e lascio a voi l'esperienza della nostra prima giornata in questo Exans 2023. Occhiali o senza? Parte senza, con, va bene, ok, se no non ci vedo niente senza. Dai, che adesso possiamo rilassarci, stai 10 minuti con potevi me. Potevi venire con un prosecchino. Puoi stare tra... domani, vengo domani senza le telecamere, vengo. Raccontami cosa mi hai tirato fuori nell'ultimo anno. Allora, nell'ultimo anno ti ho tirato fuori l'Ambra Byzantine Amber, per me era proprio una specie di sfida, perché l'Ambra ce n'è 300.000 nel mercato, esatto. Quindi volevo fare qualcosa di mio, di originale, però al tempo stesso che si riconoscesse come Ambra, quindi non completamente stravolto, quindi un accordo di Ambra, però con il carattere distintivo del brand, che è l'aspetto animalico, la profondità, la densità, e non volevo fare l'Ambra piaciona, super vanigliata, no, super dolce, no. Quindi un'Ambra... Che non sarebbe da te. Che non sarebbe da me. Avete graziante. Di essere un po' ruvida. No. Quindi è un'Ambra che ha questa connotazione animale e minerale. C'è un aspetto ovviamente anche un po' cuoiato che viene dal castoreo. E immancabile. Immancabile. Giusto. L'apertura leggermente speziata, però non esageratamente, perché sennò poi si andava a somigliare con 300.000 altre ambre speziate. Ma soprattutto questo cuore di geraneo, geranium, okay. Contrasta con l'aspetto un po' ruvido di questo aspetto minerale, no? Che gli ho voluto dare e che gli dà un po' di polposità, gli dà un po' più di colore. Potevo usare la rosa, però okay. Ho preferito il geranio perché sì. Secondo me è meno banale in questo accordo. Io devo della dire, rosa. Ultimamente sto diventando un grande fan del geranio. Non so perché viene ricondotto allo zampirone. E per me è un grave problema perché io adoro il geranio. Il geranio da sé effettivamente, insomma, è tanta roba. Ci sono dei materiali che presi da soli sono difficili. Sono un po' difficili, però messa una puntina in un contesto. Quella scintilla luminosa. Per esempio il Lux Can Volute, sì. Che è uno dei miei preferiti, c'ha il galbano. Ora il galbano da solo. Materia prima buonissima. Cosa? Il galbano. Ti piace tantissimo. A me io da solo non lo posso sopportare. Nel Lux a me mi piace tantissimo, gli dà quel che di verde che rende il profumo elegante. Da solo ce la faccio. Non ce la fai. Nell'Edonic cosa ci hai messo? Allora, messo del verde anche qua? Qui ho voluto usare un fiore diverso che è un po' più difficile da trovare, che è la ciampaca. Quindi l'assoluta di ciampaca. Figata! No, me lo chiedono, qualcuno mi ha chiesto. Si fringe mica con l'acqua qui. Viene dalla famiglia delle magnole, però è giallo, è un fiore giallo. È un po' più lattoso in qualche modo. A me ricorda la sudorazione umana, però in a nice way. Sì, infatti buona, eh. Quindi è un fiore che in una concentrazione tosta è molto intrigante, narcotico, leggermente esotico, e qui io l'ho combinato con una delle mie note fissazioni, che è il cuoio. Ora, come tu sai, però non è il cuoio tipo dell'Over's Tale, cioè non è un cuoio. No, lo sento subito, è molto più morbido. È più morbido, molto più leggero. Tutto Hedonic, il brand, è giocoso, è legato appunto a questo immaginario un po' BDSM, un po' fetish, però in un ultimamente modo... va molto, devo dire, da questo punto di vista, precursore. Al femminile si dice? Sei stata la prima, facciamo sono così. Sono stata la prima, sì. No, comunque devo dire notevole, e tra l'altro lo vedo anche quasi
passami il termine, da sera d'estate, sì, un po' fresco, un po' giocoso, più da primavera, esco fuori, però io per dire l'ho usato tutto l'inverno perché io ovviamente ce l'avevo prima del release e a me questo è uno dei miei preferiti. Fammelo mettere un po', vai. Cioè mi piace perché c'ha quel che è un po' di pungente all'inizio, quel fiore pungente, di citrico può essere. E lo trovo anche molto originale, sì, se posso dire una sì. cosa, se mi posso permettere. Sì. Nel senso a livello proprio di combinazione di note non mi sembra che possa essere confrontato con niente che mi viene in mente, ecco. No, però veramente notevole. Dai, ti lascio in pace. Io ho finito. Grazie di essere venuto. No, mi spiace, cavolo, perché ci eravamo sentiti per organizzare anche l'episodio da noi in studio, ma eravamo corti. Tanto così abbiamo la scusa per reinvitarlo. Solita Exans, solita Milano, ma un Simone diverso, con una camicia in total black. Black, non riconoscibile a chilometri di distanza. Quasi una persona seria. Esattamente, ma soprattutto con un profumo, con un nome corto. Perché dopo gli sciogli lingua che ci hai regalato negli ultimi mesi... Non ti piacevano? Ogni volta questa storia qua dei nomi lunghi. Sono poetici, ragazzi. Un po' di poesia, un po' di arte. E invece qua dove ci porti? Vice Bomb. Novità Simone Andreoli. Dove siamo? Alle ore 9 a Miami Beach, sul lungomare di Miami Beach. E ti stai gustando questo gelato alla crema di vaniglia con un affogato all'amarena. È un gioco di seduzioni tra te e la persona che hai al tavolo. Un gioco di seduzioni e passioni libidinose. Ma tra peccati di gola e peccati di lussuria. Perché l'amarena? Perché questa nota di ciliegia amarenata? L'amarena è il frutto per eccellenza peccaminoso nel vocabolario di Simone Andreoli. Okay. Quindi qui abbiamo una nuova fragranza Young, Wild and Free in linea con il mood del nostro brand e con il mio modo di vivere la vita e i profumi. Assolutamente. C'è seduzione, c'è golosità, c'è spensieratezza, c'è voglia di evasione, ma con questo lato molto divertente, provocatorio e anche libidinoso, molto peccaminoso. Dove lo metteresti? Tra un Don't Ask e un Rose of Dangerous? È qualcosa di totalmente nuovo? No, è qualcosa di completamente diverso. C'è la pienezza della vaniglia, la cremosità dell'Ylang Ylang, una sfaccettatura comunque quasi un po' mandorlata della fava tonka. C'è un pizzico comunque di caramello salato che quasi allappa i sensi. Okay. E poi questo fluire di questa amarena estremamente lussuriosa che dà alla fragranza una sensualità nuova. È una sensualità provocatoria, ma estremamente intensa, estremamente potente. Infatti ti dico, le ragazze del mio team sono venute qua prima, tutte le hanno sentito, fanno no, quello nuovo di Simone lo vogliamo. Fantastico. Guarda, siamo anche riusciti a rimanere seri. Visto? Incredibile. Adesso facciamo il circo. Il circo lo facciamo a telecamere spente. Esatto. Grazie Simone. Grazie Matte, alla prossima. Anche a te. Allora, Meo voleva dire subito una cosa, diciamola. Seguivo a presentare i sogni. Yes. Quindi è già arrivato sui nostri scaffali, abbiamo già avuto modo di conoscerlo. E spero un giorno, soprattutto se vi fa piacere, ve lo vorrei portarvelo così ci racconta tutti i segreti dietro le sue fragranze. Noi siamo qua a presentare oggi tutta la collezione, ma principalmente sogni, perché è il mio tributo alla cultura giapponese, è una dedica al mio più grande amico Makoto Rizaki, a Kurosawa, Koba, tutto quello che è il Giappone, che assorbe tutto quello che è la mia esistenza e la mia vita ogni giorno. C'era questa assoluta di riso e poi mi hai raccontato la storia che avevi chiamato il tuo amico per sapere se l'odore del tuo profumo ricordasse esattamente il tatami. Perché quando ho iniziato a lavorare a sogni, io non potevo andare in Giappone, perciò ho chiesto aiuto ai ricordi di infanzia di Makoto e quando la formula l'ho finita, io ho detto a Mako, sono andato in Svezia dove lui adesso vive, io ho detto Mako, se ti ho riportato nella tua Giappone, la formula è chiusa, se non ti ho riportato ricomincio da zero. Lui piangendo mi disse, Meo, sono tornato in Giappone e io in quel momento lì ho chiuso la formula. Soddisfazioni. Due cose al volo, dai, dici una cosa su Spirito, perché sogni, allora, ok. Allora, Spirito, Giappone, Spirito invece dove siamo? Spirito siamo nelle praterie del Massachusetts. Ok. È una dedica ad Emily Dickinson, ma soprattutto tecnicamente è stato uno delle mie più grandi sfide, perché era riportare nell'era contemporanea Fougère.
sempre, cioè portare alla ribalta note aromatiche come l'issopo, note aromatiche come l'angelica radice che noi abbiamo sentito insieme in atelier, insieme alla lavanda dell'Himalaya. Insomma, è stata una grandissima sfida e lo amo profondamente, perché quando ti poni una sfida enorme davanti a te e la raggiungi, o almeno raggiungi quel compromesso che per te è già un traguardo incredibile, sei felice. E spirito è una passeggiata insieme ad Emily Dickinson a stretto contatto con quello che è il legame più profondo della tra te e la natura, quasi un trascendentalismo che raccontava Thoreau nei suoi libri. Adesso io non ve lo posso più raccontare, la racconta lui. Va bene, Mio, quando è che vieni a trovarci? Dai. Il mese prossimo e ci vediamo da 50 ml. No, con 50 ml, in studio, che è in studio, in negozio. Ah no, scusate. Sei troppo alto. Ho sbagliato e... Taglia! Ci saranno novità molto particolari in arrivo, a breve. Vi abbiamo già sentito, tra l'altro possiamo dire molto particolari. Yes. Grazie, Mio. Grazie. Buon lavoro. Arigato gozaimasu. Beh, dopo anni, finalmente, posso far vedere che ti conosco, posso far vedere che fai anche qualcosa nel nostro mondo. Ciao Paride, finalmente. Ma l'importante è che conosci Parco 1923, non Paride. Parco l'ho conosciuto tramite te. Quando ero venuto in Abruzzo a trovarti mi ero innamorato della tua collezione ambiente. Cosa ci puoi raccontare? Che dobbiamo dire, la famiglia si allarga, ma si allarga perché noi abbiamo talmente tante storie, talmente tanti fiori, tante piante, tante montagne da raccontare, olfattivamente, che potremmo tirar fuori 100 profumi. Esatto, esatto. Purtroppo non si può, quindi tiriamo fuori man mano. Quindi okay. Collezione rifugi che racconta proprio l'esperienza olfattiva dei veri rifugi che esistono nel Parco Nazionale d'Abruzzo. E posso confermare. E puoi confermare. E Riserva Regia è stato un omaggio che abbiamo voluto fare a una bellissima storia, perché se esiste un parco e degli orsi che ancora sopravvivono era perché prima è stata una riserva reale di caccia. Okay. Quindi la riserva reale di caccia, che poi diventa parco, era l'insieme di questi nobili che hanno, diciamo, creato questo parco. E noi abbiamo reso omaggio a loro, a una bellissima storia e all'iris marsica, che è un po' il fiore più nobile del Parco Nazionale d'Abruzzo. E quindi Riserva Regia, siamo felici che è in finale come miglior profumo maschile. Era quello a cui volevo chiedere, com'è arrivare in finale all'Accademia per il miglior profumo dell'anno? Allora, è bellissimo perché uno insieme a dei giganti della profumeria, quindi noi che siamo ancora piccolini, è un onore, un piacere essere con loro. Ed è bello perché nella categoria Made in Italy noi possiamo pregiarci di essere assolutamente al 100% Made in Italy. Sì, 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 sì. Dai, buon traguardo per il futuro, qualche anticipazione, qualche progetto. Che la diamo a voi, a grande richiesta, perché ce li chiedono da anni. Usciranno le candele della collezione Rifugi, che sta avendo un bellissimo successo. Quindi per il Natale avremo anche le candele. Bene, 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 dai. Grazie mille, Paride. Buona giornata e buon lavoro. Sapete bene che io tengo molto alla mia città, ma non sono l'unico. Infatti qualche mese fa ho conosciuto Alessandro, che come me viene da Milano, e tra le varie cose ha deciso di dedicare non una, ma due linee a Milano. Una, diciamo, un po' più immediata, percepibile anche da un pubblico non particolarmente esperto, ed una che è proprio l'apoteosi della nicchia, cioè è proprio spettacolo. Cosa ci puoi raccontare di tutto il concept che c'è dietro il brand? Non solo panettone, perché vabbè, quello è la battuta, la chicchetta, però secondo me il brand ha molto di più da raccontare che Let's Space sul panettone di Migliavacca, ecco. Va bene, allora iniziamo a dire che questo brand Milano Fragranze è appunto una collezione di fragranze dedicata alla nostra città Milano. Pertanto ho voluto mettere nella collezione tutto quello che ho potuto mettere per raccontare al mondo quanto è bella la nostra città. Io seriamente sono nato in questa città chiedendomi come faccio a essere così fortunato a essere nato proprio a Milano. Sì. Poi ti rendi conto nel tempo che non esiste solo questa città. Quindi ogni fragranza parla di un luogo, di un posto, di una scena, di un'abitudine dei milanesi. Tendenzialmente i nomi sono nomi in italiano che vanno spiegati e raccontati a chi arriva da fuori. Certo, certo, certo. Il flacone segue la classica apothecary, sì, però modernizzata. Certo. Il logo del biscione che ho ridisegnato, appunto, che è il simbolo di Milano, che si trova dalle fontanelle alle effigi sul castello Sforzesco. Da panettone, che è la fragranza ispirata al dolce
milanese per eccellenza. Esatto. Pensavo che vendesse bene solo a Natale, in realtà all'estero vende bene per tutto l'anno. Abbiamo questa soffice pasta dolce vanigliata, sì, il burro lievemente bruciato della crosta e tutti i canditi e le uvette dentro. Sì, che è la cosa che la prima volta che me l'hai fatto sentire io ho rimasto proprio scioccato dalla citricità del candito, dalla parte un po' più fruttata, gourmand dell'uvetta e poi da questa nuance burrosa che proprio per chi è goloso vuol dire molto. Questo e Piazza Affari sono gli ultimi due nati, fragranze completamente diverse, qua ci sciogliamo nel burro e nella dolcezza, con Piazza Affari siamo ben vestiti, energetici per andare a fare business. Sfrutta tutta la palette di materie prime aromatiche di MAN, la casa fragranziera la cui NASA Cécile Maton ha creato questa fragranza. Abbiamo delle note aromatiche e delle note agrumate, sì, con una tecnica di estrazione Jungle Essence in cui praticamente dal limone, dal bergamotto, dal lime tirano fuori tutto, okay, e la fragranza è così succosa che sì, sembra quasi di berla. Sì, super, super rinfrescante. Fresca, energetica. Però se devo dire, io ho già la mia preferita, anzi le mie preferite, una è Cortile e l'altra è Diurno, grazie a quale ho scoperto questa cosa del bagno diurno che non lo sapevo. Queste sono due cose milanesi molto particolari. La prima è la casa di Ringhiera, sì, la casa sì, della sì, working sì, class, sì, 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 dove si vive tutti assieme praticamente. Non aveva gli ascensori una volta e il ballatoio su tutti gli appartamenti era una condivisione continua. Ma la cosa bella di Milano è che queste case, in queste residenze, la bellezza della natura è democratica, perché un gelsomino, un glicine fantastico, sì, dà il piacere tutto dell'arrivo della primavera anche alla famiglia povera. Sì. Questo gelsomino in pieno fiore con il gusto dei chicchi di caffè della mamma che fa il caffè, te lo offre magari dalla finestra, esatto, e tu passi dal ballatoio. E invece se volessimo dare uno sguardo un pochino più da occasione, io andrei su Musk, o rimaniamo ancora qua? Spruzziamo Diurno, ah, che, beh, forse, Diurno, che forse fra tutta la collezione sì, 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 è sì, il più di nicchia. L'albergo Diurno nel mezzanino di Porta Venezia, Piazza Verdun, sì, era il posto dove anche le famiglie milanesi povere, che magari non avevano il bagno in casa, andavano a fare doccia, bagno. Quindi troviamo quella serie di servizi che fungono a tutta la famiglia. Sì. Il parrucchiere per la donna, la stireria, il barbiere da uomo, sì, sì, la spa. E quindi abbiamo creato un fougère unisex, reso molto particolare, anzi forse direi unico, unico, sì, dalla presenza di un accordo amaretto in testa che fa molto Italia, ma non dà quel tocco di esclusività da essere inaccessibile, no, perché no, comunque questa collezione può essere una collezione inclusiva. Sono d'accordo. Come la Pinacoteca di Brera è arte alla portata, ma di come tutti, il Duomo ci può andare il chiunque. Il Duomo è la chiesa e noi abbiamo una fragranza in realtà dedicata alla Basilica di Sant'Ambrogio, sono posti alla disponibilità tutti. Di tutti. Io ti invito ufficialmente, appena hai un pomeriggio libero, a venire e mi racconti tutti i segreti invece di Musk. Volentieri. Lo facciamo in studio, perché io fra Reflection, Love Kills, White Whale, cioè io ci sto perdendo la testa. Grazie mille, grazie Alessandro, mille, buona fiera. Grazie a tutti. E buon lavoro. E arrivederci. Finalmente viene a esporre. In un lavoro, ci siamo nell'ombra, ci siamo riusciti, con le bottiglie. Facciamo, prima facciamo la gente di Grand Boss. I zingari facevamo prima. Esatto. Alla fine ci siamo arrivati anche voi qua. Dai, dai, dai. Cosa mi hai fatto per quest'estate? Amber, ti piace? Summer Amber l'ho sentito. Arctic l'hai sentito già? No, Arctic non erano quelli che hai fatto anche a me. Sì, mi vuoi rompere le balle. Io sai che odio le mugliette, purtroppo. Lo so bene, mi ricordo dall'ultima fiera. Cos'è? È un marino ghiacciato. Ok. Un Black Sea molto più complesso, totalmente diverso. No, è molto, cioè l'alga è molto più assoluta, è un'alga molto... Eh sì, un po' più verde. No. Bella, bella invadente come alga. C'è l'ozono sempre, c'è il muschio di quercia, okay, poi c'è un pochino di mirto, l'assenzio, la menta. Ho giocato con un po' di note per la freschezza in apertura e poi ci ho messo il glicine blu, il famoso glicine artico, glicine viola, come si chiama. Ok. Poi dietro c'è un po' di lichene artico, okay, piccolissima dose, poi c'è il gelsomino che purtroppo ho dovuto mettercelo e non lo amo, sai che non amo la nota di gelsomino. A me piace, a me piace. Ha fatto più il fondo. Più buono.
Quella è una bomba dolciosa. Io e il mare non siamo amici. Sì, lo so. Io e il mare, so che tu lo questo, ami. Senti su, guarda, su pelle. Mi dai un, no, non mi dai un braccio. Questo è bello coccoso. Sentito, Una pigna colada col mango. Una pigna colada con mango, ananas, frutta tropicale mista. Poi c'è il vetiver che stacca un pochino per andare più fondo. Ok. Concentrato sempre al 40%. Beh, questo se estate si vola. Però questo va. Sì. Sarà che hai abbandonato il mare, che non è il mio grande amico, però tra Cherry e questo, inizio più andare sui gusti miei, per cui... Cherry devo dire... Cherry piace molto. Buono. Ma stupido perché piace molto. Anche perché poi comunque non è solo ciliegia, è molto più... C'è un po' di ghiostro, vino rosso, poi c'è qualcosa di lievi abbastanza... C'è la puntina anche di cuoio, che non ci sta male. Magari facciamo una puntata insieme dedicata, che vieni ospite, così magari mi fai anche una carbonara che... Io voglio mangiare. Niente. Ciao Lorenzo. Ciao caro. Grazie mille. Occhio a spruzzarti, che poi le braccia finiscono, eh. C'ho qui da Arctic Sea stamattina. Solo da stamattina. Come vi è sembrata? Vi è venuto voglia di fare un salto? Avete richieste particolari per le prossime fiere o anche semplicemente per le prossime puntate? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata di Profumi di Nicchia.